ci sta. Grazie, enough, enough. Cari videogiocatori, ben ritrovati nuovamente dal vostro Danimania Retro Games e non solo. Bene, 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 oggi è una puntata di Retro Game e per chi avrà letto sicuramente il titolo ha capito che sto parlando di Columns. Oggi appunto parlerò di Columns, ma prima di arrivare a parlare di Columns vorrei dirvi qualcosina, ovvero che per chi ha seguito le mie puntate fino ad oggi ha visto che i miei acquisti per i titoli del Mega Drive sono delle repro made in China. Io preferisco prendere repro, voglio ritornare al discorso, perché sono nuove, non c'è il rischio che non funziona o la cartuccia è ossidata eccetera eccetera, ma che comunque essendo che sono nuove, anche se non sono originali, funzionano in maniera impeccabile. In questo caso però ho voluto prendere Columns originale Sega. E perché? Per il prezzo, perché ovviamente il prezzo del Columns non è eccesso, voglio dire, ha dei prezzi molto ragionevoli, prezzi molto molto bassi, e quindi non conviene prenderlo nuovo da AliExpress made in China, perché comunque ha lo stesso prezzo, quindi tanto vale prenderlo originale Sega. Adesso direi di guardarlo meglio nel dettaglio. Columns è un videogioco rompicapo Match 3 pubblicato da Sega nel 1990, progettato da Jay Gelsen. È stato rilasciato da Sega per sale giochi e poi portato su diverse console Sega. Il gioco è stato successivamente portato su piattaforme di computer domestici, incluso l'Atari ST. Columns è stato uno dei tanti giochi rompicapo di abbinamento di tessere, apparsi dopo il grande successo di Tetris alla fine degli anni 80. L'area di gioco è racchiusa all'interno di un'area di gioco alta e rettangolare. Colonne di tre simboli diversi, come gioielli di colore diverso, appaiono uno alla volta nella parte superiore del pozzo e cadono sul fondo, atterrando sul pavimento o sopra colonne precedentemente cadute. Mentre una colonna sta cadendo, il giocatore può spostarla a sinistra e a destra e può anche scorrere le posizioni dei simboli al suo interno. Dopo che una colonna si ferma, se tre o più simboli uguali sono collegati in una linea orizzontale, verticale o diagonale, quei simboli scompaiono. La pila di colonne si deposita quindi per gravità. Se questo riassestamento provoca l'allineamento di tre o più altri simboli, anch'essi scompaiono e il ciclo si ripete. Di tanto in tanto appare una colonna speciale con un gioiello magico multicolore. Distrugge tutti i gioielli dello stesso colore di questo sottostante. Le colonne scendono in una velocità maggiore man mano che il giocatore avanza. L'obiettivo del gioco è giocare al più lungo possibile prima che il pozzo si riempia di gioielli, il che pone fine al gioco. Alcune porte del gioco offrono anche modalità di gioco alternative, chiamate colonne flash, e implica scavare attraverso un determinato numero di linee per arrivare a un gioiello lampeggiante in fondo. Double consente ai due giocatori di lavorare insieme nello stesso pozzo. La prova a tempo prevede di accumulare il maggior numero di punti possibile entro il limite del tempo. Sega ha portato il gioco arcade su console Mega Drive / Genesis. Questa versione del gioco era quasi identica al gioco arcade originale. Columns è stato il primo gioco pack-in per Game Gear. Questa versione era leggermente diversa dalla versione Mega Drive / Genesis e la sua colonna sonora è stata trasposta e riorganizzata a causa dei limiti dei chip audio del palmare. Mentre le colonne stesse sono state aggiornate per la versione Mega Drive / Genesis con la decorazione complessiva che era meno simile a un cartone animato nella versione Game Gear e invece per artisticamente progettata.
Infine, la versione Game Gear aveva una funzione che permetteva al giocatore di cambiare gioielli in frutta, quadrati, dadi o semi di carte da gioco, fiori, quadri, picche e cuori. Nel 1990 Compil e Tentel Japan hanno sviluppato e pubblicato una versione per MSX2. Il 7 novembre 2006 Columns è stato rilasciato come parte del gioco Sega Genesis Collection per PlayStation 2. Successivamente un'altra versione della suddetta compilation per PlayStation Portable. Il 4 dicembre del 2006 il titolo è stato rilasciato sulla Virtual Console di Nintendo per 800 Wii Points e anche incluso nell'Ultimate Genesis Collection di Sony per PlayStation 3 e Xbox 360. È stato incluso come uno dei giochi nel Sega Genesis Mini. Più recentemente il gioco è stato portato su iOS da Sega, ma il port è stato successivamente ritirato dallo stesso Sega. Ed ecco qui, cari videogiocatori, qua il gioco Columns per il Mega Drive originale. Ci tengo a precisare che il gioco è originale e mi è arrivato completo. La custodia la trovate in perfettissime condizioni perché l'ho sostituita e quella che c'era era tutta strappata, rovinata, era proprio da buttare, e l'ho sostituita con un'altra custodia. Comunque il label è in perfette condizioni. E aprendo, insomma, troviamo anche il manuale, la custodia che ho sostituito con il marchio Sega, se potete vedere, e il gioco vi faccio notare che è originale. Bene, se qui metto a fuoco, ecco, riuscite a vedere anche i contatti, si capisce dai contatti che la cartuccia è originale, anche dal label si capisce, e dal logo di dietro, Sega Made in Australia, perché vi ricordo che io sono qui in Australia, quindi i titoli li prendo qui, e l'ho voluto prendere originale perché, come ripeto, da prezzo conviene originale. Completo di manuale, manuale molto semplice ma anche bello da vedere. Non lo sto lì ad aprire tutto perché ci vuole un'inquadratura enorme, ma lo conosciamo tutti, per chi ha Columns è un gioco popolare e tutti ce l'hanno più o meno. Beh, direi in questo caso di farvi vedere il gioco, benché tutti lo conosciamo comunque, con un bellissimo gameplay. Ci tengo a fare un piccolo gameplay solo a livello dimostrativo, non mi prolungherò poi così tanto. Facciamo un gameplay alla vecchia maniera, vecchio stile, per mostrarvi il gioco. La velocità sta aumentando, come potete notare. Terminiamo in fretta. Bene, cari videogiocatori, come avete potuto vedere, Columns è un titolo molto semplice, spartano, e diverte, ha divertito al suo tempo, e tutt'oggi farci un gameplay non è poi così tanto male. Come già citato, Tetris all'epoca aveva fatto davvero un grandissimo successo e qui Sega volle fare il suo passo con Columns. Passo che comunque risultò davvero positivo, a tal punto che ne furono realizzate poi dei titoli successivi a questo, come ad esempio Columns 2 e Columns 3, certamente con innovazioni a livello grafica, sonoro e tutto il resto, mentre il primo classico Columns rimane sempre un qualcosa di
epico. Dico epico perché è un titolo straordinario, almeno io lo trovo affascinante. Un titolo che tutti i possessori del Mega Drive, beh, nel mio caso del Mega Retron, devono avere, perché è un gioco che ha un prezzo basso, davvero è basso, io l'ho preso a $25, davvero un prezzo basso, e che comunque lo si trova facilmente. Quindi per chi non ha Columns, il mio consiglio è di acquistarlo e di giocarci. Troverete il gioco più appagante, chiaramente giocato a due giocatori. Bene cari videogiocatori, per questo video è tutto, giungo a conclusione. Scrivete comunque nei commenti cosa ne pensate di Columns. Sono sicuro che troverò dei commenti positivi a riguardo, perché Columns è un titolo molto conosciuto e comunque è un titolo che ha avuto il suo successo, come lo ebbe anche Tetris, e aggiungo anche che molti titoli sono stati ispirati dallo stesso Columns, e quindi sì, è abbastanza conosciuto e sono sicuro che leggerò dei commenti positivi a riguardo. Detto ciò, noi ci salutiamo. Questo è il mio ultimo video di fine anno, chiamiamo così, perché non farò altri video, ma i miei video ritorneranno, se tutto va bene, a fine gennaio, forse febbraio, sì, credo verso febbraio, tornerò con nuovi video, quindi anche se in anticipo vi faccio i miei auguri. Non credete a quelle baggianate del tipo se detto prima porta sfiga, sono cavolate assurde, non ci credete nemmeno. Io vi faccio i miei migliori auguri di buone feste, passatele con la famiglia, perché la famiglia, ragazzi, è la cosa più importante che c'è. Non trascurate la famiglia, lo dico anche ai più giovani. E noi ci salutiamo, ciao ragazzi, dal vostro Dan Maria Retro Games è tutto, alla prossima, ciao ragazzi, ciao ciao. Grazie a tutti, ciao, buone feste, ciao ragazzi.